Bene, siamo in condizione di interloquire in diretta col presidente del Teramo, Franco Iachini, anche perché non ho sbagliato, è ancora presidente, vero Iachini? Sì. Certo, sicuramente lo rimarrò per tutta la stagione. Se questo può dispiacere a qualcuno, me ne dispiace. Se Presidente, non facciamo da subito polemica, la mia era una battuta. No, che polemica? Già mi volevi licenziare. No, assolutamente, no, per essere ancora più chiari, perché effettivamente è stato firmato il preliminare per la vendita della maggioranza, ripetiamo un po' a chi non lo sapesse, a due imprenditori romani, Mario e Davide Ciaccia. Naturalmente questa è un'intesa che deve essere ratificata davanti a un notaio, Presidente, no? Sì, esattamente così, dovrà avvenire prima della metà di novembre. Adesso stiamo facendo alcune verifiche, diciamo, stanno al lavoro poi i contabili, i tecnici, gli avvocati, i commercialisti per verificare alcune cose e poi si procederà a questo primo passaggio di quote che vedrà naturalmente da parte del gruppo capeggiato da Davide e Mario Ciaccia l'acquisizione della maggioranza della società. Per poi rilevare o l'intero pacchetto o tutta la quota della Ismidia pari al 91% della società, perché il 9% è intestato a me personalmente, entro la fine della stagione, e poi dopo si vedrà. Ecco, diciamo che in questo momento 51% 49, sono queste le quote? No. Sì, ma non so. Cioè, non rileva lei dire. Rileva assolutamente. Okay. 51, 60, 70. 20. Ho capito. Ecco, Presidente, ma come ci si sente? Perché insomma, di fatto è iniziato il suo disimpegno sul piano economico, no? Come ci si sente? Ma guardi, scusami. Disimpegno sul piano economico sicuramente è un motivo che può far piacere, perché vorrei ricordare, come penso lo sappiate già tanti, di aver investito tanti soldi in questa società. Non recrimino nulla, l'ho fatto forse in un periodo assolutamente difficile per il calcio, forse il periodo più duro della storia del calcio da quando è nato. Fa solo piacere di aver dato alla mia città la possibilità di poter rimanere nella categoria dei professionisti. Il fatto che queste persone vengono in aiuto, in supporto a rilevare, a continuare quel sogno che io avevo avviato già nel giugno del 2019, rilevando una squadra che era sull'orlo del fallimento, devo dire che mi fa piacere, perché comunque lascio una squadra in ottime condizioni, in ottimo stato di salute. Quindi le referenze sono buone. Si possono leggere sotto diversi aspetti. Uno sicuramente quello della passione. E la passione calcistica loro ne hanno tanta, ne hanno dimostrato di averne tanta. Dal punto di vista economico, finanziario, sono referenze ben, che io ho visto, ho acquisito e, come dire, e ci sono tutte molto importanti, e quindi diciamo che questa cosa non può che farmi piacere. Vorrei sottolineare che non è una trattativa che si è chiusa nel giro di un paio di incontri, questa è una trattativa che è andata avanti per mesi, diciamo 3 mesi per essere precisi, più o meno saranno quelli. E quindi insomma, se una trattativa dura 3 mesi, evidentemente da entrambe le parti ci sono state molte attenzioni. Devo dire che hanno dichiarato di voler investire molto sul calcio, non verranno solo loro, porteranno anche altri investitori. I suoi meriti sono sotto gli occhi di tutti, non è piaggeria, ma insomma sono dati di fatto. Lei ha salvato, rivitalizzato il calcio a Teramo, 2 playoff, un settore giovanile che possiamo anche definire una sorta di gioiello, perché se Jacopo Surricchio insomma è alla ribalta anche dei media nazionali a 15 anni, ha esordito in C, significa che si è lavorato bene. Ecco, forse l'unico rimpianto, non so se è un rimpianto per Franco Iachini, è che non sia mai scoccata la scintilla con l'ambiente, non c'è stato mai afflato. Perché? Ma
Di certo non è una domanda che dovete fare a me, ma io non credo che non c'è stato questo afflato, perché io oggi sto ricevendo tantissimi messaggi da parte di molti tifosi seri, che mi incitano a non lasciare, a non mollare, e a ringraziarmi per tutto quello che ho fatto, per aver salvato il Teramo. Anche qualche, diciamo, personaggio, anche presidente di un club, mi ha fatto una bellissima affermazione: se avessi voluto lasciare questa squadra, avrei potuto lasciare già al primo anno o anche al secondo anno, o in maniera repentina al primo che si affacciava. Ne sono passati tanti, quindi come dire, di furbetti, di marioli. Oggi ho parlato con la squadra, ho parlato con tutto il Ah, team, ecco. tutti riuniti, abbiamo fatto una bella riunione. Prima abbiamo pranzato insieme, poi parlato a tutti. Cioè, diciamo che ha tranquillizzato il gruppo squadra, no? Ah Immagino. sì, assolutamente sì, ma anche se non c'è da tranquillizzare niente, perché insomma stiamo parlando di persone che comunque già abitano nel mondo del calcio da tanti anni, anche da più di me. Quindi è gente esperta, è gente che sa sicuramente più di calcio di me, per carità, non, è gente che conosce l'ambiente, conoscono gli uomini, quindi insomma diciamo che sono persone esperte. Poi hanno dalla loro anche una buona dotazione finanziaria, un'ottima dotazione finanziaria, quindi credo che meglio di così Teramo credo che si trovi veramente in buone mani. Quindi insomma nessun rimpianto, io torno al rapporto con, magari non con l'ambiente in senso lato, ma con i tifosi, avrebbe potuto fare qualcosa in più lo stesso Iachini o Guarda, no? io rimpianto solo della gente onesta, della gente che è priva di personalismi, è priva di invidia, perché qui purtroppo a Teramo campeggia l'invidia, e quindi tante persone che ti guardano e ti ringraziano e mi hanno ringraziato, e credo che lo continueranno a fare, a queste persone io, di queste persone sicuramente rimpiangerò. Rimpiangerò la squadra, rimpiangerò i ragazzi, il team, li vedevo abbastanza emozionati, però insomma io sono qui, non è che scappo. Le faccio questa domanda solo per capire se magari, ecco, avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla comunicazione, no? Magari non c'è stata intesa certe volte. No, purtroppo non No. iniziamo a trovare le scuse, perché io sono una persona molto pragmatica. Io non voglio essere né polemico né fare. Forse sì, la comunicazione è sbagliata, però queste cose si possono contestualizzare nel momento in cui si hanno delle condizioni normali. Io penso di aver fatto calcio in una delle condizioni più difficili da fare. Quello che ho fatto, sono contento di averlo fatto, non recrimino niente. Ho investito tanti soldi su questa cosa. Ho lasciato, mi ricorderò, forse i miei figli, i miei nipoti ricorderanno che il nonno ha salvato una squadra dalla retrocessione, dal baratro, spariva, ci sarebbero voluti altri 10-15 anni per ritornare a questa categoria. Ecco, questo l'ho evitato, questa è l'unica soddisfazione che mi porta dietro. Presidente, se potesse, che cosa non rifarebbe? È una domanda cattiva. Beh, No, perché? se, col senno di poi, non prenderei, non avrei preso, non prenderei il Teramo. Se sapevo che la storia era questa, non l'avrei fatto. Ma non perché non amo il Teramo, perché adesso mi sono affezionato, e tra l'altro, sappiate questo, ho voluto imporre nel contratto i miei 5 posti allo stadio fissi per tutta la transizione. Questo perché? Perché tengo a questa squadra, continuerò a seguire questa squadra. Prima non ero una persona che andava allo stadio, adesso l'ho chiesto e l'ho messo tra le condizioni. Però se dovessi tornare indietro e sapere come si svolge il film, non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto perché non si possono trattare le persone in questo modo, persone che buttano i soldi della propria famiglia, del proprio patrimonio per far stare bene una parte della tifoseria, per mantenere sul nome di una città, di una comunità, e
ed essere e ricevere tutto quello che ho ricevuto io. Mi hanno detto tutti, ma tanto lo riceveranno tutti, lo ricevono tutti i presidenti. Vabbè, però non ci credevo, come si dice, purtroppo bisogna ascoltarsi per aver paura del fuoco. Le faccio l'ultima, perché prima si parlava di settore giovanile, è un gioiello, no? Perché chiaramente ci sono non tanti... Non solo Jacopo Surricchio, ne abbiamo altri due. Sì, no, infatti, stavo proprio dicendo questo, ce ne sono altri due, tre di ragazzi in rampa di lancio. Ecco, abbiamo parlato di Jacopo Surricchio perché a 15 anni è esordito in un campionato professionistico. Ne ho condiviso la scelta anche con Cetteo. Cetteo è stato decisivo perché lo ha portato. Assolutamente, ma io di Cetteo Di Mascio... posso aver avuto qualche scontro per l'impostazione. Noi siamo due caratteri molto forti, è normale che ognuno cerca di far prevalere la propria idea, però che non gli si possa riconoscere capacità di talent scout è assolutamente innegabile. Credo che sia forse una delle migliori persone capaci nel farlo. Ne ha scoperti tanti, ne ha individuati altri due o tre, e tra cui appunto il giovane Jacopo, e speriamo che questo mi fa piacere, perché abbiamo ben 7 squadre di Serie A che lo stanno osservando. Favorita la Juventus, però, mi pare, da quello che ci consta. Ma guarda, sì, favorita la Juventus, ma ce ne sono anche altre prestigiose che stanno. Juve favorita, poi Milan, Napoli, Sampdoria. C'è anche la Roma, E anche la Roma, quindi vabbè. Quindi chi più ne ha più ne metta, insomma. E l'Atalanta. Se proprio devo dire. E Atalanta anche? Certo. Quindi diciamo però i club più importanti. Devo dire che speriamo che il ragazzo possa, poi non ne parliamo, cioè perché poi il ragazzo deve vivere la sua vita, deve sono crescere. D'accordo. Deve crescere senza assili, sono d'accordissimo. Presidente, l'ultimissima, ma a gennaio, perché lei resterà comunque presidente sino al termine della stagione. A gennaio sì. Le manovre di mercato le porterà avanti lei? Assolutamente sì, insieme alla proprietà. Tra questi sono tra l'altro gli accordi, perché naturalmente se ci sono da fare delle... Sicuramente sugli acquisti lascio la carta mano, bianca. Carta bianca devono fare loro, ma sulle eventuali trattative di vendita io sicuramente dirò la mia. Perfetto, Presidente, grazie per questa opportunità, però insomma ci sentiremo prossimamente. Grazie. A voi.